Ciao a tutti, siamo Filippo e Nadia di Posti nel Mondo. Oggi vi portiamo a Santiago, una delle isole di Capo Verde. Santiago è stata la prima isola a essere scoperta. È la più grande e la più popolata e ospita la capitale di Capo Verde, Praia. Oggi però non staremo a visitare la città, ma abbiamo noleggiato una macchina e quindi iniziamo a esplorare un po' questa isola. Andiamo in spiaggia, andiamo. Siamo capitati in questo paesino che si chiama Pedra Barejo, abbiamo anche mangiato. Credo il piatto locale, perché sembra quello che c'è scritto nelle guide, che era riso da una parte, fagioli, fagiolata dall'altra parte, patatine fritte, un po' di verdura e il pollo, buonissimo. Tra l'altro spendendo meno di 5 euro in due. E ora rientriamo in macchina e proseguiamo questa giornata alla scoperta dell'isola un po' senza meta. E dopo 6 km di pavé che ci hanno reso orgogliosi di aver scelto un 4x4, arriviamo a Praia Baixo, che è una località sulla costa che presenta una delle spiagge più belle di tutta l'isola di Santiago. E ora andiamo a mettere i piedini in acqua. Sì. Allora, il sole si sta abbassando. Il vento invece si sta alzando. Si sta alzando invece un po' di vento e quindi noi torniamo verso Praia, verso l'hotel. A proposito, non vi abbiamo ancora detto dove abbiamo scelto di alloggiare. Qui sull'isola di Santiago non dormiremo solo in un posto, però per alloggiare a Praia, nella città, abbiamo scelto questo posto qua, che è Casa Sodadi, un appartamentino nuovo, molto carino e in pieno centro. E ora ripartiamo verso Ciudad Vella, che sicuramente non si chiamerà così. Comunque è la città vecchia. La città vecchia. Ciudad Vella, che prima si chiamava Ribera Grande, è l'insediamento più antico di tutta Capo Verde. Dal 2009 è patrimonio dell'umanità UNESCO. Mentre passeggiamo per le belle vie colorate di quello che ormai è un piccolo paesino di pescatori, iniziamo a notare molte persone che camminano verso le alture. Seguendo queste persone, giungiamo al convento di San Francesco, dove si sta svolgendo la messa della domenica. Qui nella città vecchia c'è da visitare anche la fortezza, Fortaleza, e ci sono due strade da fare.
una a piedi in mezzo alle case così, e una un po' più comoda. Che potrebbe essere molto caratteristica, però sotto questo sole, insomma. Esatto. E l'altra in macchina. E noi siamo venuti in macchina. Poi però torneremo giù perché andremo a mangiare qualcosa giù. La fortalezza di São Felipe è stata costruita dagli spagnoli, che un tempo assieme al Portogallo governavano l'isola, ed è l'unica fortezza militare presente in tutta Capoverde. Nel prezzo del biglietto è compresa la visita guidata da parte di una guida locale. Ve la consigliamo perché noi abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti sui pirati e sulla fortalezza. Dopo pranzo ci rimettiamo in marcia e piano piano iniziamo a risalire l'isola verso Tarrafal. Sulla strada per Tarrafal ci siamo fermati nel cuore dell'isola di Santiago, siamo ad Assomada. Fa anche un po' freddino questo. Sì, perché siamo in alto. In alto. Assomada ci è sembrata una cittadina molto pulita e curata. Una delle attrazioni più significative è il suo mercato, che però, al momento del nostro arrivo, era in fase di chiusura. E adesso proseguiamo il nostro giro verso il nord di Santiago. Tarrafal. Siamo appena arrivati a Tarrafal, questo è l'appartamentino in cui dormiremo stasera, l'abbiamo prenotato tipo 3 ore fa alla modica cifra di 20 euro e niente, adesso noi ci sistemiamo, poi magari ci andiamo a mangiare qualcosa fuori e domani vi faremo vedere meglio con la luce del sole questo bellissimo appartamento, soprattutto perché c'è una vista a mare spettacolare. Oggi a svegliarci è stato il canto del gallo, proprio come una volta. Tarrafal è una simpatica e tranquilla cittadina dove tutti sono gentili e il ritmo corre molto lento. Ma l'attrazione principale di Tarrafal è la spiaggia. E oggi la nostra colazione è a base di cocco, grazie al nostro nuovo amico Ronnie. Yeah, è andato a prenderlo sull'albero e ce l'ha offerto gentilmente per provarlo. A Tarrafal abbiamo fatto il bagno, abbiamo preso un po' di sole, siamo finalmente un po' rilassati. Abbiamo fatto amicizie. E ora siamo venuti a scoprire una spiaggia nera a Ribera do Prata. Da Prata. È una spiaggia lavica. Una spiaggia lavica che è nelle vicinanze di Tarrafal, un po' più a sud.
dopo la spiaggia iniziamo a tornare verso Praia, ma questa volta passando lungo la costa orientale dell'isola di Santiago. Dalla spiaggia nera ci siamo fermati a bere una birra in un localino, possiamo chiamarlo così, sì. Gestito da un tedesco trasferitosi qua a Capo Verde da decina d'anni, più o meno abbiamo capito. E questo signore qua ci ha detto: ragazzi, mentre tornate verso Praia, fermatevi in questo posto. Che è la comunità dei ribellados, cioè i ribelli in creolo. Quello che stiamo per visitare è un villaggio modello della comunità dei Rabelados. Josefa, un artista della comunità, ci porta a fare un piccolo giro tra le abitazioni e ci spiega che in questo villaggio le persone vivono di agricoltura, animali e soprattutto d'arte. All'interno del villaggio è infatti presente il centro di artigianato Rabelarte, in cui è possibile acquistare le sue opere e quelle degli altri ragazzi del villaggio. Siamo tornati quindi a Praia e abbiamo lasciato l'auto a noleggio, quindi non abbiamo più un'auto, infatti domani mattina, che sarà la nostra ultima mattinata sull'isola di Santiago, visiteremo Praia, a piedi qua in zona. Problemi. Stasera, come ultima notte a Praia, abbiamo deciso di darci un tono e di dormire in questo splendido hotel sulla via pedonale del plateau, che si chiama Praia Maria. Stupendo. Sì, stupendo, e tra l'altro a costi anche ragionevolissimi, perché paghiamo 50, forse 55 euro per una notte. E abbiamo preso la suite, quindi ci sta. Buonanotte, dai, buonanotte. A domani. Buon dia! Ieri sera siamo andati poi al Quintal da Musica, che è un locale in cui si mangia, in cui si canta. Esatto, in cui c'è musica dal vivo. E un po' turistico. Un po' turistico, esatto. Ci è piaciuta, una bella esperienza, ma forse un po' troppo turistica. Esatto. Nel senso che anche i clienti erano molto occidentali. Vabbè, comunque è un'esperienza da consigliare, quindi va bene. Oggi giriamo Praia. Giriamo Praia al centro, quindi il plateau di Praia. Nel plateau tutto gira intorno a piazza Alexandra Albuquerque. È qui che sorge la chiesa principale di Praia, Nostra Signora della Grazia. Poco più a sud si trova il palazzo presidenziale che si affaccia sul Mirador Diogo Gomes. Gomes fu colui che scoprì l'isola di Santiago e una grande statua lo rappresenta. In realtà una volta si pensava che l'isola di Santiago, e quindi tutto a Capo Verde, fosse stata scoperta da Antonio Danoli, un proprio italiano, Danoli, proprio vicino, Noli, a casa, quindi vicino a casa nostra in Liguria. Ma in realtà no, si è scoperto dopo, in realtà la flotta di Diogo Gomes è stata, mentre tornavano in Portogallo, è stata mandata troppo a ovest, quindi Antonio Danoli è arrivato prima e ha dichiarato sua la scoperta di Capo Verde, quando in realtà Gomes ci arrivò prima, in anticipo. Lungo la via pedonale scopriamo il mercato municipale, dove è possibile acquistare frutta, verdure e spezie.
Il mercato del succo pira, quello non alimentare, si trova invece poco fuori dal centro. Per raggiungerlo dobbiamo scendere dal plateau attraverso una bellissima scala colorata. E qui finisce la nostra mattinata a Praia. Nella ventosissima plateau. Praia. Sì, sul plateau. E adesso andiamo a cercarci qualcosa da mangiare. E poi partiamo. Dove andiamo? Andiamo a visitare altre due isole. Di Capo Verde, sempre. Dell'arcipelago di Capo Verde. La prima che visiteremo sarà l'isola di Maio. Ma di Maio vi parleremo in un altro video. Quindi restate collegati su Posti del Mondo, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, insomma, solite robe. Fate quelle e robe lì. Ci vediamo dopo, al prossimo video. Ciao! Ciao.